Etua, quando la fotografia mi ha salvato la vita. Per me non è stato facile tirare fuori me stesso in questo libro. È un lavoro che viene fuori dopo 2 anni di riflessione, un lavoro che nasce nel periodo di Covid, quando tutti siamo stati un po' reclusi nelle nostre case. Fuori c'era la tempesta e dentro le persone cercavano di trovare la serenità giusta per tirare avanti. Io ero da solo nel mio appartamento al buio e non sapevo cosa fare, quindi ho ripreso in mano un po' i miei diari di viaggio. Come ben sapete, almeno una volta all'anno mi dedico un viaggio fuori dall'Italia, ma ciò che tutti non sanno è che scrivo, quindi ho un po' dei taccuini, dei fogli, dei diari in cui metto dentro le mie idee, i miei pensieri, un po' il mio vissuto, le mie ispirazioni, i miei sogni, i miei desideri, i desideri di un ragazzo di 25-30 anni. Il percorso è un po' questo fondamentalmente. Quindi ho iniziato un po' a riprendere in mano questi vecchi ricordi, perché avevo bisogno di ritrovare il sorriso, avevo bisogno di ritrovare il ragazzo che ero, e man mano che leggevo e rivedevo un pochettino i viaggi fatti, i percorsi fatti, ho iniziato a mettere da parte le cose più interessanti, le cose che funzionavano di più ai fini del mio percorso. Col tempo ne è venuto fuori un libro che si chiama Etua. Vi spiego anche il significato. Etua è una maschera maori, la quale veniva dipinta sul volto dei guerrieri prima di andare in guerra. Questa maschera serviva semplicemente a intimorire gli avversari e ad evocare degli spiriti utili all'energia positiva per chi andava in guerra. Una sorta di talismano, una sorta di protezione a chi la indossa. Ho fatto il tatuaggio di questa maschera 5-6 anni fa più o meno, e quindi mi sembrava giusto un po' riportarla all'interno del libro, perché è qualcosa che mi appartiene. E poi la parola Etua mi piace perché è associata un po' a è tua, quindi la vita è tua, il concetto di sogni, di progetti. E mi fa stare bene, mi piaceva come titolo del libro, perché magari è una parola che incuriosisce, una parola interessante. Tornando un pochettino a ciò che troverete all'interno del libro, è il mio percorso. Un percorso suddiviso in 3 step fondamentali per 3 viaggi fondamentali. I viaggi che hanno un po', in un certo senso, sottolineato il mio percorso evolutivo, il mio percorso formativo. Di cosa parla? E che foto ci troverete all'interno? I viaggi e le fotografie che ci sono riguardano l'Argentina. L'abbiamo girata insieme a mio padre nel 2015 da nord a sud. Ci sono gli Stati Uniti, con precisione la Route 66, nel 2017. L'ho attraversata da solo in un periodo un po' complicato della mia esistenza. E il viaggio della rinascita poco prima del Covid a Cuba con degli amici. Quali sono i concetti sviluppati all'interno del libro? Nel 2015 ho capito, attraverso mio padre, qual è l'importanza del lavoro giusto: avere un lavoro che faccia passione, un lavoro che impegna lo spirito, un lavoro per la quale ti senti motivato, ti senti felice di farlo. E questo è fondamentale per ogni individuo. A me è stata data l'occasione che magari a mio padre non è stata data. Quindi parlare del lavoro, parlare della felicità per cui provo, per questa passione, è il primo capitolo dedicato a questo libro. Il secondo,
per come sono emotivamente preso in ogni storia, in ogni relazione che vivo, non posso altro che parlare dell'amore, di come vivo l'amore, di cosa sento attraverso l'amore, attraverso le persone che mi hanno dato amore e quindi la forza che genera questo sentimento, ma anche le ombre e i drammi che possono nascere da un qualcosa di così potente. Quindi parlare dell'amore per me non è stato facile. La figura dell'uomo, soprattutto in Italia, è sempre vista come un qualcosa che abbia ego, un qualcosa che abbia muscolo, magari non si deve parlare dei sentimenti perché fa poco figo. E io ho preferito denudarmi un pochino di ciò che avevo dentro, ho preferito mettere nero su bianco tutto quello che sentivo nelle mie relazioni, nei miei rapporti umani con l'altro sesso. Quindi vi troverete poesie, riflessioni, passi, visioni che magari ho avuto nel periodo in cui ero innamorato, sogni e anche drammi, delusioni, schiaffi avuti dalla vita, dalle donne. È stato un bel percorso. Capitolo finale, capitolo Cuba. Di cosa parla Cuba? Ovviamente della rinascita, della felicità di sentirsi liberi, di sentirsi uomini sereni. È stato un viaggio particolarmente ricco perché Cuba è una nazione che ristabilizza un pochettino l'ego, in un certo senso. Ti fa capire un po' che ciò che hai va apprezzato di più. Da quelle parti non hanno molto in realtà, quindi condividerlo con degli amici e con persone con un certo spessore anche emotivo mi ha fatto bene, mi ha fatto riscoprire la felicità, mi ha fatto rinascere a vita nuova, molto più sereno, con dei focus belli saldi adesso e con dei progetti futuri che hanno per me un valore e un significato diverso rispetto a qualche anno fa. Non a caso ne nasce un libro, viene fuori un percorso motivazionale, spero sia motivazionale anche per chi lo andrà a leggere. Quindi non ho fatto altro che, attraverso le mie esperienze, cercare di dare un mantra, cercare di dare dei consigli a chi magari ha delle paure, ha delle insicurezze, persone che magari non riescono a raggiungere degli obiettivi. Starci dentro, affrontare le paure, vivere alla grande, godersi anche i momenti di tempesta, fortifica l'uomo, aiuta a rigenerarsi in un certo senso, aiuta a fare il quadro di chi vuoi essere nel tuo futuro. Questo credo sia la bellezza del vivere, sia l'audacia dell'essere umano ad andare avanti e a migliorarsi. Non ho fatto altro che scrivere tutto in un diario di fotografie e sogni. Non lo so, spero che vi piaccia. Io ci ho messo tutto l'impegno, mi sono messo in gioco, mi ha fatto piacere e sono molto felice di essere stato pubblicato da una casa editrice. Mai avrei pensato di riuscirci, era un piccolo sogno che avevo in un cassetto e niente, Etua è ordinabile, sarà disponibile sul mio sito per un po' e dal 1 dicembre lo troverete ordinabile nelle librerie, su Amazon, su altre piattaforme che vendono libri, Hoelpi, IBS. Spero vi piaccia, non dimenticate, Etua, Pasquale De Maio, quando la fotografia mi ha salvato la vita.